tutto finto, ma sembra vero, eh. Sì, troppo grande, troppo grande. Pensate che storia. Dopo te, ma dici? Ma lui mangiare sci? Ah, sì, mi e lui invece. Bernasconi, ma sei tu? Poi. Ci conosciamo? Signor De Pizarrone, perché? Perché? Ma sapete chi? Sono in visita qui a Comano, la sede della televisione. Guardo un po' il dietro le quinte, no? Ah, sì, sì. Là. Simone Bianchi. Grande, zio. Grande. Troppo mega ti stimo, fratello. Piatto forte. Fortita, se chi da partì? C'ho qua il Veronelli, cugnoso. Hai voglia. E Bassi Antonini. Anche lei in visita? Sì, con i colleghi della Sprungel & Kuffler. Sprungler? Kuffler. Cugnosi mia. Ecco, sai, io questa televisione qui è da qualche sera grande scia che la guardo. Capisco, che sia bagai. Ma ti ricordi te le partite di calcio, quelle commentate dal Giuseppe Albertini? Come no, come no? Le commedie in dialetto con la Mariuccia e il Quirino. Come no? Ul Bigio, la Maristella. Putz Fitz Quiz. Gigi Piantoni. Come no? Un regionale. Regionale. Scaccia pensieri. Mamma mia. Gatto Arturo. Gatto Arturo. Dal 1958 la RSI è la televisione svizzera in italiano. Da allora un punto di riferimento per chi apprezza e ama la lingua italiana. L'ammiraglia delle reti TV della RSI è la 1, generalista, con un'ampia offerta di programmi di informazione, film in prima visione, cultura, serie TV, giochi, quiz e intrattenimento. La 2, caratterizzata da un'offerta eccezionale di sport, offre anche film, documentari, programmi per bambini e le repliche dei programmi della 1 per chi non può vederli in prima diffusione. Ogni anno la 1 e la 2 trasmettono quasi 17.000 ore di programma, delle quali oltre 2.000 prodotti internamente, in casa, dalla RSI. Uno sforzo apprezzato dal pubblico. Sull'arco delle 24 ore, in media, guardano i canali RSI il 31% dei telespettatori. E nel prime time, la fascia di massimo ascolto dalle 18 alle 23, il pubblico RSI sale al 39%. Tutte le reti della SRG SSR sono trasmesse via satellite e digitale terrestre e distribuite in tutta la Svizzera dalle società via cavo e IPTV. La tecnologia digitale garantisce un'eccellente qualità audio e video. E dal 29 febbraio 2012, la 1 e la 2, come gli altri canali della SSR, sono trasmesse anche in alta definizione. Tra l'altro, da me osmate carate, la RSI si becca benissimo, eh. Ma mi chiedevo, ma all'estero, no? La 1 e la 2 si possono vedere dappertutto? Infermiera? All'estero la RSI è visibile in chiaro solo nella fascia di confine. Per motivi legati al costo dei diritti televisivi, i programmi TV via satellite vengono criptati. Per riceverli correttamente è necessaria la Smart Card Sat Access, che può essere richiesta dai domiciliati in Svizzera e dai cittadini svizzeri residenti all'estero. Ma qui è Roberto! Il mio omonimo è Roberto Cattaneo, quello del TG! Maestro! Il pilastro dei palinsesti RSI è l'informazione, internazionale, nazionale e regionale. TG e Quotidiano sono fra i programmi più apprezzati dal pubblico. Anche se a fare concorrenza alla RSI ci sono colossi come Rai e Mediaset, e anche se il pubblico si divide sempre più fra mille vettori diversi, computer, telefonini, iPad, la RSI rimane un punto di riferimento perché tutti i giorni è a contatto diretto con il suo pubblico e ne racconta le storie, i personaggi, i luoghi, le emozioni. Ma che bel! Giochi e quiz molto amati dal pubblico si alternano sulla 1 da mezzogiorno alla fascia preserale. Un modo straordinario e divertente per mantenere stretto il contatto con la gente. Così come i programmi di cucina, quelli per ragazzi, i programmi per la terza età
e la fiction, dai telefilm seguiti in tutto il mondo alle serie di ambientazione locale. A me però piacciono tantissimo i documentari. Ma dai? Sì, a lei no? Sì, a me tantissimo. Ma te? Già bello se ne hai visto uno su come si allacciano le stringhe. Perché devo offendere così? Scusa. La documentaristica è da sempre uno dei generi più apprezzati dal pubblico della RSI, che non a caso in questo ambito ha raccolto moltissimi premi nazionali e internazionali. All'approfondimento culturale la RSI dedica un'attenzione particolare, con diversi appuntamenti anche in prima serata, programmi di nicchia, divulgazione scientifica. Senza dimenticare la musica, dalla classica al rock, dal jazz al pop, dalla lirica al balletto. E poi lo sport, tantissimo sport. Olimpiadi, mondiali ed europei di calcio, Formula 1, MotoGP, grande tennis, Champions League, Super League, Challenge League, hockey nazionale e internazionale, atletica leggera e tutti gli altri sport, anche quelli minori. Dallo sport internazionale a quello regionale, la RSI c'è. RSI parte del tuo mondo. Bravo, il TG, il quotidiano, lo sport, i film, i telefilm. I quiz del Matteo Pelli, la meteo col Binaghi che ogni tanto la imbrocca. Ogni tanto, sì. Sì. Azzurro, penso che questo sia l'inizio di una bella amicizia. Ma va? Sì. Fetta buon. Ma proviamoci. Proviamoci. Se vuoi dire.